questo momento Alessandro Di Carlo e che ce la mandi buona la sorte. È finito tutto in Italia, dove sta il sindaco? Sindaco, dal sindaco Palazzo, dal sindaco Conserva al Palazzo non è cambiato. Siamo noi a Pechino. Eppure oggi mi hanno fatto il Valium, però a me non mi fa niente. Ora, martinesi e martiniani pugliesi, l'Alitalia che sta chiudendo, intanto ha chiuso altri due voli da Roma a Bari, quindi la Puglia insieme a Brindisi, che c'erano due scali, Brindisi e Bari, è sempre più lontana dall'Italia e sempre più lontana dal resto d'Europa. D'altronde il governatore della Puglia chi è? Vendola. Chi? Per prendere al culo in Puglia, chi meglio di lui? Vabbè. Pazienza, lo so, sono battute un po' feroci, un po' così, adesso scendo, quindi sindaco lei ha tutto il tempo di alzarsi. Vengo giù, lo starco. Italiani martinesi, mannaggia la miseria, è rimasto più niente, è finita l'Italia, è finita, arrivo, arrivo, arrivo. Ma qui se vuoi scende. Grazie. Faccio il giro, Sono contento, ci sono anche le forze dell'ordine, c'è la forestale, c'è tutto, c'è la forestale, eccomi qua. Grazie amici, c'è la forestale. Allora, signor sindaco, come va? I miei ossequi, i miei rispetti, signora, come andiamo? Sia tranquilla, io sono matto ma buono, non è che non mica mordo. Sia tranquilla, come andiamo? Allora, il discorso è questo. Questi parcheggi qua l'abbiamo fatti, che vi tengo d'occhio. Io vengo al cinema Bellini. In questo momento dovresti rispondere tu. Io esercito. Certo. Allora io vi dico che io Alessandro Di Carlo, nuovo sindaco, testè, adesso mi ha fatto lui sindaco, vi faccio sti cazzo dei parcheggi e li faccio io. Che se no aspettiamo qua al cinema Bellini, l'hanno chiuso Giovanni. No, ti vergogni, mi guardi come l'hanno chiuso il cinema Bellini, facciamo i parcheggi al cinema Bellini, che poi il cinema Bellini è il cinema che ci facevano i film porno. I parcheggi non l'hanno fatto. Il cinema porno ce l'hanno chiuso, almeno se ci facciamo una pugnetta vaffanculo, quindi non possiamo né parcheggiare, manco più una pugnetta in santa pace. Ora, questa è l'Italia, signora, mi sembrate le Tre Marie voi là, quelle del panettone, con i canditi, annaggia. Io sono invidioso perché non ce li ho, invece voi avete queste cose come Moira Orfei, ma come cazzo. Coraggio, è finita, lo so, è finito, lo so che è una rottura di coglioni immensa, è finito, adesso stacchiamo i catetere, io personalmente ve li stacco. Però l'Italia sta prendendo alt
fatto la banca intorno a te. C'è la banca intorno a te. C'è la banca intorno a te. Ho fatto una banca tutta intorno a te. La banca è intorno a te. Vieni dalla banca tutto intorno a te. È la banca intorno a te. È la banca. E noi siamo qui per te, perché è intorno a te la banca. Capito? Lo spot l'hai visto? Com'è questo qua, Agnodori? Sei visto com'è lo spot? Sta in un deserto. Gli è rimasto uno zeppo e una poltrona. Quindi io dovrei dare tutti i miei risparmi a uno che gli hanno pignorato tutto. Ma vaffanculo a lavorare. Ma vaffanculo a lavorare, bello da casa. Ma la banca è intorno a te. E questa non è altro che la metafora della circonferenza del buco del culo che ti vuole fare lui. Se ti avvicini, fai raggio per 3,14 e ti trovi la circonferenzetta dell'anno 2, che è leggermente più sdilabrato. Tu vai in banca con assegno. Tu vai là, vai in banca con assegno. Allora, quando te li devono togliere? Quando te li devono togliere fanno pip. Finito. Quando te li devono togliere, tu fanno. Ma finito. Non ci sono. Ma. Fanno. Ma quando. Ping! E non c'è più niente. Quando devono acchiappare. Quando devono acchiappare, vai lì con assegno. Sì, 380 euro. Sì, bene. Allora? Sì, cioè, questo è però di Foggia. E allora? È fuori piazza. Che vuol dire? Che vuol dire? Ci vogliono 10 giorni per arrivare. A ridammelo, ce vado a piedi a Foggia, ma vaffanculo. Da Foggia qui 10 giorni, 380 euro, ma vaffanculo, cari in corsa. Ma che sei scemo? Però quando è... finito. Però no, con l'applauso di Martina Franco. La banca di Roma, la banca di Roma è la tua amica banca. E perché hai messo la catena a penna? Siamo tutti amici. È vero o no? Metto queste cose. Ma io sono dentro in banca il direttore. Ma ci avete fatto mai caso? Il direttore in banca. Tu entri in banca, perché quando entri in banca poi hai anche la psicologia, ti cambia. Cioè tu entri in banca, non sei più normale, sei... che c'hai 100 euro cazzo, chi è qua faccia da delinquente? So sarà un rapinatore. È il direttore, va a fare un culo. Che c'hanno delle facce i direttori. Tipo la Russa, l'avete visto? La Russa è andato, ma io dico, signora, ministro della difesa, la Russa, è andato in Afghanistan, è sceso, allora dove sono i talebani? È arrivato, appena è sceso lui, ha aperto bocca e ha detto, oh taleban! Vum! L'hanno catturato loro a lui. Mannaggia la miseria. Io ho fatto il presidente, Giovanni, mi hai fatto fare il presidente di questa giuria, ma d'altronde la Russa ha la difesa. La Garfagna alla pari opportunità e io, senza fare pompini a nessuno, ho fatto il presidente qua. Ci sono le intercettazioni, Ci sono le intercettazioni, c'è tutto, ci sono le intercettazioni. Lei ha chiamato il sottosegretario, la Garfagna, ha detto, ci ho dovuto lavorare sopra. C'ha 72 anni il piccoletto, lì c'ho pazienza, non è che, c'è devi lavorare. Lì manco Jessica Rizzo potrebbe fare dei... Non ridete su Jessica Rizzo, perché è una delle donne più intelligenti d'Europa. Non gli sfugge un cazzo. Quindi... Voi, io lo so quello che state pensando. Io lo so quello che state pensando. Ve lo leggo negli occhi. La parolaccia, la parola usata così. Le cose bisogna dirle quando servono. Se uno gioca un euro... al Superenalotto 2000 lire e vince 44 milioni di euro, che sono 88 miliardi, se io su un palco mi azzardo a dire culo, ma che volgarità, uno vince 88 miliardi con 2000 lire, tu come lo chiami, bucio d'intuito? lo dovrebbe pure dire il Santo Padre, ma non farò battuta.